1991 avevano più di 5 addetti. Presidente, parliamo di questa iniziativa di oggi che organizzate qui a Casa San Filippo. Sì, è un'iniziativa durante la quale si parlerà anche di questo concorso internazionale di idee promosso dall'Ente Parco. Il Consiglio nazionale è stato ben lieto di patrocinarlo, d'altronde l'Ordine Provinciale da anni spinge per la realizzazione di questa passerella, che consideriamo un elemento importante per svincolare i circuiti turistici pedonali in seno alla valle dalla viabilità esterna urbana della panoramica dei templi. È un intervento positivo anche perché rende sempre più compatibile la presenza del cittadino con il turista e quindi esalta il ruolo del parco di aggregazione territoriale tra il centro della città e le periferie meridionali. Certo, poi la presenza di un archistar come Franco Purini, ma anche di Maria Grazia Bellisario e di altri relatori di altissimo livello, ci offre l'opportunità di confrontarci su come mettere in rete le maggiori risorse culturali del nostro territorio. Direttore, si parla oggi di questa passerella che dovrebbe collegare il parco. I nostri ascoltatori vorranno sapere se l'opera si farà e a che punto è, qual è da parte vostra appunto la vostra intenzione. No, l'intenzione ovviamente è quella di farla, tra l'altro la vogliamo fare con un processo di qualità che è appunto quello del concorso d'architettura. Abbiamo coinvolto nella commissione i maggiori esponenti della cultura architettonica nazionale, quindi la vogliamo non solo fare ma fare bene. Abbiamo già appostato le risorse, ci sarà anche la partecipazione della commissione italiana UNESCO con un loro contributo e quindi ci sono tutte le carte in regola perché si realizzi. L'iniziativa di oggi nasce da una opportunità che ci è stata offerta dal direttore del parco Giuseppe Parello, che ci ha informati della presenza dell'architetto Franco Purini, della dottoressa Maria Grazia Bellisario e di altre personalità importanti che erano ad Agrigento in occasione del concorso per la passerella sulla Valle dei Templi e ci è sembrato, come dire, un'occasione da cogliere al volo per poterci confrontare su qualcosa che da sempre è stato motivo di grande dibattito nell'ambiente degli architetti. Ma spero che l'iniziativa dia qualche suggerimento importante perché il tema mi sembra decisivo e quindi speriamo che la discussione che ci sarà risulti viva e piena di indicazioni, perché la professione dell'architetto oggi in Italia è particolarmente, diciamo, delicata, soprattutto per quanto riguarda il futuro delle giovani generazioni di architetti. Quindi se si riesce, quando si discute, a trovare alcune linee di intervento potenziali è sempre bene. Come valuta l'idea di questa passerella che congiunge le due parti della città antica? Ma al di là del valore dell'oggetto in sé, che è piccolo, è molto importante perché in qualche modo riconcilia la presenza dell'archeologia con la contemporaneità. Vedere un segno, diciamo, di architettura contemporanea che si iscrive in questo straordinario contesto storico, archeologico e paesistico indica anche il modo con il quale noi dobbiamo d'ora in poi, diciamo, considerare queste testimonianze.